Buongiorno miei cari fratelli bianconeri, come state? Io mi sto riprendendo dalla febbre, sto un po' meglio. Comunque vi ringrazio per l'iscrizione, mi raccomando iscrivetevi ancora, cercate di condividerlo e dai, cresciamo insieme, soprattutto juventini e non. Comunque cari ragazzi, lo so, scusate se ogni tanto non pubblico video. Spesso, però sono tornato, lo so, sto studiando, come penso potete vedere, e ho detto, vabbè, 5 minuti di pausa faccio un video, anche perché ieri sera purtroppo, stando poco bene, ho deciso di andare a letto. Comunque, a parte questa piccola intro, volevo parlare un po' di ieri sera della Champions. Ieri ho visto la partita, Roma, scusate, Porto Roma e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain United. Su Buffon poi farò un video a parte, magari pomeriggio per quanto mi riguarda, e cercherò di analizzare un po' il suo, diciamo, questa maledizione che lo incombe. Comunque, partendo dalle italiane, mi dispiace, tifavo Roma, anche perché sarebbe stato bello avere un'italiana comunque ai quarti. Possiamo dire, come ho già detto ieri, che chi l'ha visto lo può confermare, che ho detto che domani, ci cioè stasera, quel caso rivolto a ieri, la Champions sarebbe, il passaggio del turno si sarebbe deciso da episodi, e così è stato. Diciamo, alla Roma rimprovero poco, per non dire tanto, perché la Roma, ok, fino al primo tempo ha fatto poco, però si è rifatta con il rigore, bravo Liberotti a farsi buttare giù. E vanno sull'1-1, poi comunque il secondo tempo la Roma, diciamo che ha fatto una buona partita, poi dopo la mezz'ora invece si è completamente spenta, e questo non mi dispiace. E io continuo e sono sicuro che la Roma, per quanto riguarda la fase difensiva, è veramente uno scandalo, e anche l'attacco un po' sta iniziando a peccare, e mi dispiace molto per questo. Per il 2-1 comunque è stato davvero, cioè, incredibile. Non puoi perderti un uomo così. Cioè, posso capire che ti sbuca davanti, però cioè, come fai a non marcarti l'uomo? Cioè, se tu fino a un secondo prima lo stai marcando, come fai a non renderti conto che lui sta scattando per andare in porta? Quindi lì o lo metti in condizione di fuorigioco, quindi che tu ti disinteressi in questo caso, e allora gli fai fare fuorigioco, oppure lo marchi. Cioè, ovviamente non cercando di non commettere fallo, però almeno cerca un po' di sbilanciarlo, di non fargli prendere il pallone, di buttarla in angolo. Lì giustamente il portiere non può fare nulla. E poi ovviamente andando ai supplementari, ok, la Roma ha fatto dei buoni tempi supplementari fino all'ultimo. E ripeto, per me è sbagliato quello. Non parlo di Florenzi, perché comunque magari lì sull'orlo dei nervi non l'ha fatta apposta, l'ha trattenuta, che io non l'avevo vista, però giustamente c'è il VAR e ti punisce. E io rimprovero la Roma, che poteva chiuderla prima. Infatti le partite, così come in campionato, ma anche in alcune partite di Champions, le devi chiudere subito, le devi ammazzare subito, perché poi a lungo andare, giustamente, poi l'avversario ti sovrasta. E questo giustamente lo paghi in Champions. E come ho già detto, oltre sugli episodi, ho notato che tutte le squadre che hanno usato il 4-4-2 in Champions sono passate. Ho visto il Tottenham ed è passato, il Porto ed è passato, lo United ieri col 4-4-2 ed è passato. Quindi sto notando che questo 4-4-2, diciamo, è il modulo della svolta per vincere la Champions. Comunque, a parte questa piccola parentesi che chiudo, quello che voglio dire alla Roma è che dovete mangiarvi le mani, perché, cari romanisti, vi siete proprio mangiati la qualunque. Dzeko nei tempi supplementari si è mangiato proprio due gol fatti. Anzi, non solo lui, ma anche qualcun altro. Oltre a fare quel pallonetto che non capisco perché l'abbia fatto così, cioè, così delicato. C'erano tanti altri giocatori della Roma che poteva passare e tiravano. Non è stato possibile. La stessa cosa anche all'inizio, che tu. Cioè, come fai? Cioè, hai veramente i piedi al contrario, come fai a buttarla fuori? Io non veramente. Cioè, voi vi immaginavate, entravano queste due palle, il Porto era finito, era finito, era finito.
Quindi a mio modo di vedere poi giustamente cosa fai? Sei stanco, ti metti in difesa, ti chiudi, loro attaccano, commettono un errore che poi comunque lui, Ferdinando, non so come si chiamava, non ci sarebbe mai arrivato a mio modo di vedere sul pallone. Quindi la trattenuta magari non l'avrà fatta apposta, però ha condannato la Roma e mi dispiace perché la Roma aveva tutte le carte in tavola e le possibilità per passare. Ora non so se lo esonerano Di Francesco, questo non ho idea. Penso di sì, come penso di no. Alla fine non è colpa sua. Cioè, Di Francesco comunque i cambi li ha, non dico che li ha azzeccati, però visto che infortunio di De Rossi è stato costretto a mettere Pellegrini, poi Pellegrini si è infortunato e ha messo Schick, poi ha messo un attaccante in più. Lì non puoi fargli non far nulla. Se poi i giocatori si mangiano tutte le occasioni da rete, io penso che Di Francesco non ha molte colpe, anzi l'ho visto molto motivato, cercavo di spronarli, però non ci è riuscito. Quindi mi dispiace molto, cari tifosi romanisti. Speriamo che questo comunque sia un anno dove potete comunque cercare di capire gli errori e magari fare l'anno prossimo una stagione migliore. Io me lo auguro per voi, perché giustamente vedervi in quella posizione che addirittura io vi simpatizzo per la Roma, quindi non ho motivo di tifare contro l'italiano in Champions. Anche se fosse l'Inter, io in Champions comunque a me farebbe piacere, perché anche per quanto riguarda il ranking e tutto, mi farebbe molto piacere. Poi, l'altra partita che l'ho vista anche, facevo a spezzoni, guardavo un po' qua e un po' là. Bella partita, addirittura mi sono molto divertito. Il Paris Saint-Germain davvero è una squadra inguardabile. Cioè, in 3 anni consecutivi è uscita agli ottavi per 3 anni consecutivi. Quest'anno col Paris Saint-Germain, con lo United, scusate, l'anno scorso ed è uscita con Real Madrid, l'anno prima col Barcellona, con il 6-1. Quindi, di che stiamo parlando? Il Paris Saint-Germain spende milioni, ma questo noi lo sa tutto il mondo, spende un sacco di milioni e poi fa queste figuracce. E io da una parte ci godo soprattutto perché non per Buffon, ma per Dani Alves, che lui non faceva altro che dire quando è andata alla Juve, tanto io le 3 finali le ho vinte, qua là, anche se la perdo non mi interessa, ecco, vaffanculo, vado al Paris Saint-Germain per vincere, sta minchia vince, ecco. E ora si trova più o meno come la Juve, 16 punti dalla seconda, fuori da tutte le competizioni, quindi l'hanno presa davvero nel sedere. Allora, per quanto riguarda Neymar, che sbroccava, comunque deve stare un po' zitto, cioè sinceramente deve stare zitto perché non ha motivo di arrabbiarsi, in quanto il rigore c'è ed è netto, perché cioè, ovviamente aumenta il volume del corpo, si gira, quindi è come se impone un muro per quanto riguarda il tiro, quindi devia il pallone, ma l'arbitro non se ne era accorto, però lui si gira, fa volume al corpo e prende il pallone, cioè, e quindi per me è rigore, cioè, non si discute quello, non, assolutamente, assolutamente. Il rigore c'è e si deve dare. Poi Buffon che fa una papera, lì mi dispiace, però a mio modo di vedere il Real Madrid è riuscito a passare, considerando anche che aveva molti infortunati. Non aveva Pogba perché era espulso, poi mancava Sanchez, mancava Martial, quindi c'era proprio di chi più ne ha più ne metta. Però da una parte sono contento che è passato il Real Madrid, perché è una squadra che sembra in netta ripresa, però non so fino a che punto possa andare avanti. L'unica cosa è che già in questo momento troviamo due inglesi avanti. E ovviamente il City sicuramente passerà il turno e già sarebbero 3 squadre su 4. E poi Liverpool, non lo so, ha uno 0-0 che in questo momento è 50-50, quindi non lo so. Però da confermare che avere 4 inglesi ai quarti è ottimo per loro, ma non per noi. Non per noi. Comunque mi sono dimenticato di dirvi che la Roma comunque ha rinviato un rigore all'ultimo, che a mio modo di vedere, diciamo, si può fischiare, diciamo si fischia che non si fischia, perché secondo me non c'è sentito di fischiare per un semplice motivo, che non era, diciamo, un'occasione, perché era al limite tra l'aria e fuori, comunque vicino alla, quasi la bandierina, quindi a mio modo di vedere non era un'azione comunque pericolosa, che ad esempio magari si trova a tu per tu col portiere, non lo so, quindi io penso che da...
Non l'ha voluto fischiare per questo motivo. Poi no, non ho idea, non so in quel momento cosa gli è passato in testa all'arbitro. Fatto sta che sicuramente odia l'italiano, perché questo turco ci ha fatto perdere la finale in Champions. Dai, proprio ha fatto scandalo, e sicuramente non sa neanche come si usa il VAR, ma questo è un altro discorso. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi, se il video vi sia piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, soprattutto fino alla fine, forza Juventus. E l'ultima cosa, se volete, seguitemi anche su Instagram, chriskubic_7. Mi raccomando ragazzi, spolliciate il pomeriggio in caso ci vedremo con un prossimo video. Ciao belli!